Direi di sì, direi anche che è venuto qui per la prima volta quando aveva 18 anni e quindi ha sperimentato, cioè, tutti gli orrori della guerra, prima guerra mondiale, è stato ferito. Si potrebbe dire addirittura che questa zona d'Italia l'ha forgiato come uomo, cioè ha creato la persona. La parte più importante, la parte creativa, è stato Cesare, sì, dalle sue esperienze qui, dal contatto con la gente, e lui ci tornava sempre. Voleva essere addirittura, cioè, sepolto, cioè, le rive della Brenta. Bellissima città, le panorame qui sono stupende, maestose. Tutto quello che probabilmente, sicuramente ha tratto anche mio nonno. Il libro è una biografia di mio padre, però per capire mio padre dovevo capire anche mio nonno. Sentivo che mio padre è stato giudicato duramente e anche male, anche perché nonostante il fatto che lui si travestiva da donna e ha avuto un intervento di cambio sesso, c'erano molte cose che lui aveva in comune con suo padre. E nel libro io scopro queste cose, scopro la passione per trovare questo equilibrio tra maschile e femminile che avevano. Mio padre, ma anche, cioè, no, tutti e due, cioè mio padre e mio nonno. È un po' difficile non farlo, perché fa parte della vita della gente di Veneto. Prima di venire qui, una mia amica di Barese che abita a Milano mi ha detto: "Mi raccomando, John, non fai troppo su forte con la grappa lì, che okay, in terre venete e Friuli, eh?"